La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha firmato il decreto che contiene una proroga di 6 mesi alla scadenza prevista per il recupero delle imposte e dei contributi sospesi nei territori del Centro Italia colpiti dal terremoto. Il decreto presenta anche la possibilità di un'ulteriore rateizzazione dei tributi fissata in 60 rate in 5 anni a partire dal 2019, invece che in 24 rate in 2 anni a partire dal giugno 2018. Bene ha fatto il presidente Gentiloni ad approvare il decreto nelle ultimissime ore del suo mandato, dimostrando attenzione nei confronti delle popolazioni colpite dal tragico sisma 2016-2017. Questo è stato il commento della deputata Dem Stefania Pezzopane. La Pezzopane ha anche assicurato che il PD si impegnerà a portare nel lavoro parlamentare a far approvare in commissione speciale altri interventi fondamentali alla ripresa e alla ricostruzione di quei territori colpiti, quindi la proroga della sospensione dei mutui, la prosecuzione della cassa in deroga, la regolarizzazione delle difformità edilizie e l'abolizione della doppia conformità, e aggiunto anche che presenterà emendamenti anche sul terremoto del 2009, in particolare sulla questione della restituzione delle tasse sospese nel 2009 e che non è ammissibile debbano essere restituite. Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, intanto ha mandato un appello affinché i parlamentari abruzzesi siano firmatari di un provvedimento di modifica al decreto approvato dal governo e che contenga le misure urgenti che riguardano l'Aquila, a partire dal recupero delle tasse sospese a seguito del sisma 2009. L'ampliamento dei termini per la consegna della documentazione al commissario Calabrò è quanto mai necessario, ha detto Biondi, visto che la scadenza degli stessi cadrà in piena estate. Considerando il momento politico, non ci saranno altre occasioni per intervenire sulla vicenda, per cui è fondamentale non perdere questo treno, dettare regole di ingaggio inequivocabili, a partire dalla fissazione della soglia del de minimis a 500.000 euro e che tale importo costituisca la franchigia da scomputare per le aziende che si trovassero in una situazione di eccedenza.